Attraverso le parole dell'arciprete della chiesa matrice, Don Nicola Collatorti, Modugno commemora i suoi 10 concittadini morti nell'esplosione della ditta Bruscella. Sono trascorsi 2 mesi da quel tragico 24 luglio, ma il dolore è immutato sui volti della gente che non dimentica. L'ultimo giorno delle celebrazioni patronali dedicato dopo San Rocco a San Nicola da Tolentino, il pensiero è per la famiglia Bruscella, colpita da 2 analoghe tragedie in 56 anni, e per gli altri artigiani che non ci sono più. Erano un tempo motivo di gioia, ha detto Don Nicola, e vanto della nostra città. Ci ritroviamo invece a fare dolorosa memoria di quanto andiamo vivendo sgomenti da 2 mesi. Lo diciamo delle famiglie in primo luogo, che piangono la perdita tragica dei loro cari. È tutta la impostazione che risente di quella tragedia enorme. Quindi c'è il tono è più mesto, però nello stesso tempo, insomma, è una buona cosa questa capacità di recupero della serenità. Per la tradizionale consegna delle chiavi al Santo Patrono ci sono le autorità locali e regionali che rivolgono un pensiero a dei maestri, orgoglio in tutto il mondo. E c'è la figlioletta di una delle vittime, Michele Pellicani, che a stento trattiene le lacrime. Nel silenzio della piazza viene lanciata una mongolfiera con i 10 nomi, ma non prende il volo tra la delusione della folla. Si strappa in seguito ad un'improvvisa folata di vento. Chissà, forse un modo da parte di chi non c'è più per dire addio.